Buongiorno a tutti, questa volta nella nostra rubrica Dove sta andando la TV? Abbiamo ospite una grandissima attrice di teatro, di cinema, di televisione, Giuliana Lo Iodice. Buongiorno, signora Lo Iodice. Buongiorno a tutti voi. Ecco, noi abbiamo questa rubrica che in realtà è una domanda che le pongo. Signora Lo Iodice, secondo lei dove sta andando la TV? Ma forse bisognerebbe chiederci dove vorremmo che andasse, perché la televisione sta andando come è sempre andata, sta andando più o meno avanti con dei programmi diversi, differenti, più o meno culturali, più o meno avanzati, molto estero. A me sembra di avere a che fare ormai con un polipo con migliaia di tentacoli che addenta la mente dei telespettatori e un po' li intorpidisce. Non sempre ci sono delle cose di grande qualità, e pensiamo alle fiction italiane che se la battono con sempre meno qualità in confronto a quelle Certo, straniere. certo. Ci sono i film, ci sono migliaia tentacolari programmi e uno non sa più dove orientarsi per trovare qualche cosa che vale la pena veramente di seguire. È una cosa strana, la televisione per me che è stato un mezzo che però erano, ricordiamoci, prima un solo canale, poi due, poi tre, adesso sono diventate migliaia di possibilità dove secondo me il teleascoltatore, diciamo, si perde in continuazione. Siamo invasi dalle proposte straniere e gli italiani fanno ben poco da un punto di vista culturale e intelligente, cioè siamo sempre più assuefatti a un tipo di prodotto che, secondo il mio piccolo e povero parere, anche se faccio parte di questo mondo, Certo. perché molto spesso mi viene proposto di farne È parte certo. delle fiction, dei Certo. telefilm, di queste Certo. cose, ma ne faccio parte così, tanto per partecipare a una cosa che in quel momento vagamente mi può interessare, ma ormai mi sono rifugiata nella zona mia teatrale perché ritengo che sia più onorevole alla mia età, tant'è vero che mi daranno il premio Renato Simoni a Verona per la carriera, Ah. adesso il 18 di luglio. Mi ritiro nel mio piccolo mondo teatrale, ripeto piccolo perché sta diventando sempre più povero e sempre più problematico da esercitare, perché la televisione non fa che offrirti piccoli ruoli. Questa è la mia lamentela Sì. come attrice e non come usufruttuaria di questo mezzo Ecco. meraviglioso che è stato per me la televisione, dove allora il Lotelpore ho raggiunto dei picchi di popolarità e di attenzione da parte del pubblico immensi e oggi naturalmente mi devo accontentare di piccoli ruoli che vengono previsti soltanto così a latere, in quanto i grandi attori, le grandi attrici italiane non vengono adoperati, vengono usati soltanto in quanto zii, in quante nonne, in quante mamme, quando invece ci si potrebbe pensare attraverso, come si faceva una volta, dei romanzi meravigliosi e non proporre ormai telefilm in due puntate di cui il pubblico si deve accontentare e non vedere più i grandi attori anche del passato che invece per fortuna continuano a vedere in teatro. Ecco, lei ha fatto parte di quella storia della televisione che ha fatto cultura in Italia, con anche Esatto. solo uno o due canali. Oggi diceva giustamente c'è questo polipo che mi ha fatto molto sorridere, ma è molto efficace la metafora, perché in realtà quella televisione che aveva una monoproposta o comunque non c'era la possibilità di scegliere più di tanto, ha fatto veramente della cultura. Lei pensa che questa è una pagina che ormai è un po' cambiata letteralmente, o ci sono delle nicchie e delle cose che l'hanno colpita a
anche come utente in questo senso. Ma guardi, come utente no, come utente non mi rimane che vedere delle cose molto belle da un punto di vista documentaristico, oppure dei programmi anche politici, voglio dire, dove ci sono dei dibattiti a volte interessanti, altre volte molto malinconici, e quindi vedo qualche film che magari non ho potuto vedere perché ero in tournée, e mi devo accontentare di un programma Rai che propone, per esempio, Edoardo, fatto da un ottimo attore come Ranieri, ma che niente ha a che vedere con un'arte come era quella, diciamo, di Edoardo, e che è sostituito da un bravo così attore, ma niente di eccezionale, con un contorno di attori un po' così, un po' qualunque, e non trovo giusto destinare il ritorno della prosa inneggiando a questo ritorno come se la prosa in televisione non ci fosse mai stata e non dovesse più continuare ad esserci, e dedicarsi soltanto a un personaggio perché ha una popolarità più vasta magari di altri personaggi, e dedicare il reparto prosa soltanto a questo personaggio. Mi è sembrato veramente un calcio nel sedere a tutti gli attori professionisti che non possono usufruire di questa possibilità, in quanto la televisione ha decretato proprio il blocco totale al teatro, e preferisce farlo con degli attori che insomma hanno un loro background significativo, per carità, ma che non è giusto far continuare a preferire una tale persona, un tale personaggio o altri personaggi del genere, piuttosto che ricominciare a fare il teatro come si deve, come se non fosse mai esistito in televisione e come se non ci fossero altri personaggi che Certo. possono sostenerlo. Molto spesso mi sento rivolgere la domanda dal pubblico: ma come mai non si fa più il teatro in televisione? Semplice, perché il teatro non si può interrompere con la pubblicità. È stato fatto questo premio, non so per quale ragione, al signor Massimo Ranieri, escludendo completamente da una lista di primi attori altrettanto importanti e altrettanto selezionabili, inventando un evento che tale non è stato. E quindi io sono costernata. Per me è stata un'operazione completamente assurda. Non c'è stata nessuna rivoluzione, nessuna novità, tranne parlare di più italiano e non napoletano, in quanto si è creata questa novità nel presentare Edoardo in italiano piuttosto che in partenopeo. La ringrazio signora Lo Iodice anche per la chiarezza davvero della sua opinione e per la sincerità, ecco, con cui ci ha espresso il suo parere. Concludiamo questa rubrica sempre con un'altra domanda che ormai è diventato un classico. C'è un consiglio che darebbe al telespettatore? Ecco, dal suo osservatorio, quale consiglio si sente di dare al telespettatore della televisione di oggi? Di non cadere nel miraggio, come infatti soprattutto Mediaset esercita, nel confondere la presenza di cittadini normali con l'arte. Il cittadino normale non può essere comunque un artista, ma è prevalso ormai l'atteggiamento della speranza di esserci in quel piccolo quadrato che è la televisione, piuttosto che assistere, imparare e accettare da chi può esporre meglio qualche cosa di intelligente, di artistico, di commovente, di emozionante, al posto di una speranza di poter essere visto. Basta vedere quante volte, anche nelle cose più disgraziate, come sono stati i terremoti, come sono state le disgrazie in Italia, la gente si dia da fare pur di farsi notare. Capisco? È diventato una specie di assalto di tutti all'idea di esserci,
piuttosto che usufruire della televisione come un mezzo intelligente e culturale. Certo. Questo lo trovo molto assurdo tutt'oggi. Grazie signora Lo Iodice. Grazie a voi, grazie a voi, arrivederci.